In auto si va ovunque. Associati ad ACI e lasciati guidare dalla serenità. In una tessera hai soccorso alla persona, assistenza medica, auto sostitutiva e tanti altri servizi. E in più, sconti e premi con il programma Fedeltà. ACI ti dà anche quello che non immagini. Ti aspettiamo. Automobile Club Pisa, via Cisanello 168, www.pisa.aci.it. C'è posto per te. Tirrenica Mobilità è una società pisana di servizi che si occupa della gestione di parcheggi a pagamento, manutenzione e realizzazione di infrastrutture, manutenzione della segnaletica stradale, gestione delle piste ciclabili e del bike sharing. Tirrenica Mobilità è un'azienda ben radicata sul territorio, con oltre 100 addetti, e attualmente gestisce i parcheggi a pagamento delle città di Pisa e Livorno, nonché di Greve Impianti, Castiglioncello, San Giovanni Valdarno, Lazzise sul Lago di Garda e il Vittoriale degli Italiani. Viaggiate tranquilli, vi teniamo al posto. www.tirrenicamobilita.it. Per la tua pubblicità su Punto Radio e Cascina Notizie, chiamalo 050 71 0071 o scrivi a commerciale@puntoradio.fm. Alfabeto Digitale, per parlare del mondo digitale e delle sue principali applicazioni. La trasmissione, ideata dal professor Domenico Laforenza, ha lo scopo di informare con un linguaggio semplice e diretto gli ascoltatori sugli strumenti digitali, sulle loro applicazioni e potenzialità, ma anche sulle problematiche derivanti da un loro uso distorto o inconsapevole. Oggi nel nostro paese manca ancora una diffusa e consapevole cultura digitale, soprattutto fra i diversamente giovani, e purtroppo sono ancora tanti quelli che non sanno usare gli strumenti digitali, uno smartphone, un computer, e non ne comprendono le loro grandi potenzialità. Alfabeto Digitale, perché come avrebbe detto il maestro Alberto Manzi, non è mai troppo tardi, anche per imparare ad usare la rete. Ed eccoci qua, ancora un buongiorno e ancora un bel appuntamento con Alfabeto Digitale. Oggi andiamo a... Sì, il microfono non lo sa mai. Mimmo, mi boicotta. Eh sì, ti boicotta. Vabbè, in famiglia tra Mario e Maria. Già sono capito. Impallato, già sono impallato, come vedi faccio. Ma così per sento, un pochino, sì, un pochino più in qua, sì, vedo bene. Sì. 50, ci si avvicina ai 60. Lei già 60 anni? No, 60 puntate. Ah, 60 puntate. Ma no, crisi pensavo... della 60esima puntata. Superato. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi andiamo in un settore a me sconosciuto completamente. Non ho mai giocato. Mimo, non è vero. A casa. Smanetta. No. Perché... Ci ho provato una volta. Vedi? No, io ho rinunciato subito. Ma dicono tutti così, per la verità. Ma devo essere sincero, anche io non ho mai giocato. Io non ho mai giocato, ecco. solo Maria. Che bugiardi. Maria è sempre lì. Bugiardi patentati. Sì. No, assolutamente. Beh, videogiochi allora, non solo. Perché, non solo. Perché trattiamo questo argomento? Ovviamente perché è una componente importante del mondo digitale. E poi il gioco, da quando diciamo è sulla terra l'essere umano, ma anche gli animali, è motivo di socializzazione, di apprendimento, cioè di affinamento di alcune caratteristiche della personalità e così via. Quindi chiaramente il gioco non poteva non essere toccato anche dall'avvento del digitale, quindi del computer. E per questo abbiamo deciso di organizzare, sarà spalmata su due puntate, perché l'argomento è molto interessante, anche perché io credo che il più non sanno cosa ci sia dietro, diciamo, il backstage di realizzare un gioco, da tutti i punti di vista. C'è ancora la musica sottofondo. Va benissimo, perfetto. E quindi sarà organizzato su due puntate, questa è sicuramente la prossima, la diciamo 59esima. E ho voluto organizzare questa serie di puntate sui videogiochi invitando due esperti, due giovani brillanti esperti. Due smanettoni? Non so se siano smanettoni, ma sono sicuramente esperti della materia, della parte grafica, eccetera. Quindi creano anche videogiochi? Diciamo, creano videogiochi, ma uno in particolare insegna come si progettano i videogiochi. Addirittura si insegna. Stiamo parlando del professor Marco, si chiamano Marco entrambi, Marco Tarini, che è un giovane professore dell'Università di Milano. Sì, del Dipartimento di Informatica degli Antoni di Milano, e Giovanni degli Antoni, e
diciamo, lui insegna appunto grafica 3D e gli aspetti legati al videogioco. Videogiochi. Un'altra persona molto esperta in materia, che proveniente dal mondo della grafica, fa parte di un laboratorio importante dell'Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione, di CNR di Pisa, ed è il dottor Marco Callieri. Noi li chiameremo in trasmissione fra qualche minuto. Prima facciamo, come nostra consuetudine, una prima spolverata, come dire, prima mano di vernice sull'argomento che poi andiamo a trattare con gli specialisti. Perché hai voluto fare la puntata sul videogioco? Perché i videogiochi, oltre a quello che ho detto dell'importanza, mantengono una incredibile parallelismo fra l'evoluzione tecnologica del mondo digitale, quindi gli strumenti, i computer, gli smartphone, i processori per rendere veloci le operazioni che sottendono a un videogioco, il software per fare queste cose, sono tutte componenti importanti, e soprattutto perché i videogiochi sono costituiscono un elemento importante dell'economia, perché si sta evolvendo spaventosamente, soprattutto grazie all'avvento degli smartphone. Poi parleremo molto più in dettaglio con dei dati molto solidi su questo, dati che dicono quanto di fatto è diffuso il fenomeno dei videogiochi applicati. In breve? In breve significa, si parla di quasi 1 milione di app. Milione? Sì, che rappresentano, diciamo, fra videogiochi di varia natura. Allora, noi dobbiamo prima di tutto fare un distinguo, che i videogiochi ovviamente possono essere catalogabili a secondo dell'alveo, dell'ambiente in cui ci sono. Per esempio, abbiamo i videogiochi per smartphone, no? Per tablet, ma abbiamo anche i videogiochi per PC, quindi classici browser, io accedo al videogioco, oppure abbiamo i videogiochi, quelli che si chiamano videogiochi con la console, pensate alle PlayStation, pensate a Nintendo, a Xbox, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, però prima di fare questo, dobbiamo dire che il fenomeno dei videogiochi ha almeno una settantina di anni di esperienza alle spalle, esperienze che vanno dallo sviluppo dei videogiochi all'ideazione del concetto di videogioco all'applicazione tramite l'uso dei computer e poi dopo tramite l'uso di internet, che ha permesso a questo punto di creare un vero ambiente di gioco dove i player, i giocatori, i gamers come si chiamano, possono essere localizzati in qualsiasi posto del mondo e giocare all'unisono. Di questo poi ci parleranno i nostri amici. Però prima di chiamare le persone che abbiamo invitato oggi, io volevo fare un po' di storia velocissimamente. Perché? Perché già uno dei primi vagiti che riguardano e hanno a che vedere con i videogiochi risale al 1950, perché nel 1950, diciamo in particolare nel 52, il mio anno di nascita, me lo ricordo bene, presso l'Università di Cambridge un signore discusse e realizzò la sua tesi di dottorato andando, udite udite, a realizzare il gioco OXO, che sarebbe il Tetris. Ricordate il Tetris? 1952. Dopodiché nel 58, notate quindi l'Università di Cambridge, quindi ricerca, accademia, tutto nasce da questi tipi di ambienti, o quasi quindi tutto. Quindi non in Italia è successo. Parte non in Italia, che questo non è un fatto nuovo per questo tipo di settore, però di fatto parliamo di 52, stiamo parlando di 70 anni fa. Computer non se ne parlava. No, c'era neanche computer, ma si chiamavano ELSAC, EDVAC, erano grossi come un campo di calcio. Ma dove si giocava? Tetris, se non c'erano i monitor? Niente, il punto era che sulle televisioni? C'erano i telescriventi. Molti sulle televisioni. C'erano dei video. Poi il ping pong, il tennis. Sì, c'erano, però quello che conta è che si cominciava a pensare all'idea di far giocare il computer, tramite il computer giocare. Poi arriviamo nel 58, dove sempre in un laboratorio, che è il laboratorio di Brookhaven presso negli Stati Uniti, un altro ricercatore di fatto simula, perché lui questo era un fisico, e gli interessava simulare le leggi della fisica quando si gioca a tennis. E
inventa Tennis for Two, che è uno dei primi giochini, però non c'è esattamente, non c'era il Nadal della situazione che giocava con il suo corrispettivo, no, c'erano delle traiettorie, ma già il fatto di andare a proiettare, generare traiettorie era un fatto complesso, tant'è vero che nel 1970 un tal Ralph Baer, questo è un ingegnere televisivo, di fatto riesce a realizzare dei dispositivi che brevetta, che poi si troveranno a bordo di molti videogiochi o strumenti di videogioco poi successivi, che serve a controllare un punto su un tubo catodico, cioè su uno schermo, come muovi il punto, no? Giocando, dandogli coordinate in un certo modo, che è alla base di tutte le cose bellissime che poi sentiremo. E poi siamo nel 61, sempre all'MIT di Boston, il famoso MIT, viene realizzato Space War. Space War è diciamo ritenuto il primo videogioco progettato fondamentalmente per un uso quasi commerciale. Siamo nel 61. Uno pensa, no, questi grandi ricercatori, grandi temi, e poi erano lì che giocavano. Ma no, insomma, a parte che il gioco fa parte anche della ricerca, so che è una provocazione, però quello che conta è che questo signore partiva da un caso reale, far vedere le traiettorie delle leggi fisiche applicate alla pallina da tennis, e realizzava a un certo punto questo tipo di concetto, diceva facciamolo vedere. Allora, tramite un oscilloscopio, tramite un video, eccetera, certo, lo faceva vedere. Allora, quindi, poi ovviamente passeranno tanti anni, arriverà l'Atari, arriverà il Nintendo, arriverà la PlayStation, Xbox, e una valanga di cose che, diciamo, sentiremo. Però quello che conta è che alla base di tutto questo c'è tantissima attività scientifica e tantissima tecnologia, come i nostri ospiti poi ci spiegheranno, ovviamente sempre con un linguaggio molto semplice e molto adatto alla trasmissione che conduciamo. Ciao Marco, buona giornata. Buona giornata, sono qua. Che tempo fa a Milano, è freddo? Si sta benissimo, è una primavera un po' anticipata. Ah, ci sono già le mimose anche a Milano? No, gli alberi sono ancora tutti nudi, però è la temperatura che è alta. Senti Marco, ti presento, ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione, alla prima delle due puntate dedicate ai videogiochi. Ti presento i miei co-teamer, cioè la signora Maria, cominciamo dalle signore. La signora Maria, alias Massimo Marini, giornalista radio televisivo, eccetera. È il signor Mario, il consorte, che invece è il dottor Luca Doni, che è direttore della radio di Punto Radio, anche lui giornalista. Buongiorno Tarini. Buongiorno Marco. Bene, allora noi come... Marco, anche il dottor Caglieri, allora non so come... No, ci chiamiamo per nome, noi qui si usa chiamarsi per nome. Ci diamo del tu? Assolutamente sì, però mi chiedevo se apporre una T in fondo per distinguermi da dottor Caglieri. Allora diciamo Marco T e Marco C. Marco C e Marco T. Sì. Allora la famosa canzone di Riviera, sì, no? Sì, sì. Lo chiamiamo Marco Caglieri, lo chiamiamo fra qualche minuto. Allora dicevo, quindi lo scopo della trasmissione è a tutto tondo far capire ai nostri telespettatori. C'è anche Facebook, ci vedono giusto. E mi stavo spingendo oltre, non so. Quindi capire che c'è dietro questo mondo, quindi partire dagli elementi che compongono le tecnologie, che compongono le metodologie, come si realizza un videogioco, chi c'è dietro, quali funzioni, quali figure professionali ci lavorano, quali sono gli elementi di formazione, per esempio il corso che tu tieni all'Università di Milano sul 3D, anche sui videogiochi. Ecco, tutto questo excursus che noi condiremo via via con dei dati circa il mercato, le app, chi ha più app e così via. E anche qualche domanda di curiosità. E qualche domanda di curiosità proveniente ovviamente dalle persone che ci ascoltano e veicolate tramite la signora Maria e il signor Mario. Ecco. Allora, a te la parola, Marco T. La parola a campo aperto, non mi fate una domanda a cui devo rispondere. Intanto ti ringrazio per l'introduzione, soprattutto per aver detto che sono giovane, questo lo voglio per iscritto. Sono proprio giovane, è vero. L'abbiamo detto a Urbi e Torbi, ma io vedo le foto, praticamente poco più che... In realtà, insomma, l'anagrafe dice altrimenti, ma insomma io mi accontento. Poco più che un ventenne. Sì, poco più che ventenne, esatto.
E il corso che faccio qua all'università non è l'unico corso che facciamo sui videogame, abbiamo un intero percorso, cioè un intero alla magistrale che è il più 2 del 3 più 2 per chi si ricorda, il biennio finale che viene detto appunto la laurea magistrale offre moltissimi corsi e uno di questi è proprio, non uno di questi, e molti di questi riguardano i videogame in un modo o nell'altro. Quindi essere... Tarini, sono aumentati i partecipanti ai corsi che fai? Sì, sì, ma ripeto che il mio corso non è l'unico che parla di videogame, è uno dei corsi che parla di videogame. No, il tuo corso. Il mio sì. Stanno aumentando, quindi c'è, è un'opportunità di lavoro anche, no? Detto in maniera molto semplice. E molti dei nostri studenti si affacciano all'informatica attratti dai videogame. Io stesso mi sono affacciato all'informatica a mio tempo, che come sappiamo è molto molto recente perché sono giovane, e... perché ero interessato a queste tematiche. Certo, un attimo che salutiamo anche Marco C. Marco Cagliari, buongiorno. E la salve, buongiorno. Sull'altra linea c'è Marco T, Marco Tarini. Ho sentito, ciao Marco. Che è collegato. Vi conoscete? Ciao altro Marco. Siamo stati colleghi un tempo. Quindi avete giocato insieme voi due? Appunto. Sì. Come sì? Sì. Cioè, sì. Invece di lavorare giocavate? Esatto. Ciao Marco, sono qual me. È stato il primo gioco che avete usato per conoscervi? Prima di solito si mandava le letterine col cuoricino. Quale? Insieme o insieme, chiaro, insieme. World of Warcraft. Per noi arabo. WoW, World of Warcraft, è un gioco che andava di moda qualche... poco tempo fa, perché siamo giovani ma vogliamo sapere chi ha vinto. Siccome questi due signori, cari Marchi, tendono a svicolare, io invece, che sono uno molto più pragmatico, che è molto più serio di noi, vorrei ritornare al pezzo. Benissimo. Quindi, al pezzo. Marco Tarini, intanto chi ha vinto? Non hanno ancora detto chi ha vinto. Dopo di questo si chiude su questo argomento, Mi dispiace dover dire così, però chi ha vinto, stai vincendo, è un luogo comune. Non c'è una cosa stabile, ecco. Cioè si vince e si perde. No, tra i videogiocatori c'è questo, diciamo, luogo comune, sì. Che quando la persona più anziana entra nella stanza e ti vede videogiocare, ti chiede se stai vincendo. E in questo modo, facendo capire immediatamente di essere estraneo alla dinamica del videogioco, che invece è non è necessariamente espresso in modo competitivo uno contro l'altro. I due giocatori possono stare, i lieni giocatori possono stare collaborando verso un obiettivo piuttosto che competendo uno verso l'altro, oppure possono competere in squadre diverse, può esserci una sequenza di round. Insomma, la domanda stai vincendo oppure no, insomma, sono come le serie, essere una missione di estraneità, insomma, come le serie televisive, una stagione, seconda stagione, poi ci aspettiamo la terza, la quarta, la quinta. Ecco, poi parleremo della tipologia dei video. No, ma io ho prima di questo di avere qualche informazione. No, signora Maria, come hanno iniziato a fare questo lavoro? No, signora Maria, deve attendere. Prima dobbiamo entriamo nel merito della questione. Che cos'è un videogioco? Di che stiamo parlando? Sì, indubbiamente. Quindi Marco Tarini, a te la parola. Ma perché hai iniziato a fare questo mestiere? È importante l'uso dei computer, ma direi che i videogiochi, oltre ad aver assistito al progresso tecnologico e aver sfruttato il progresso tecnologico ai propri fini, non si sono limitati a essere uno spettatore e un usufruitore del progresso, sono stati una spinta per il progresso tecnologico dei computer, e senza i videogiochi non avremmo non so, i monitor a colori, forse non avremmo la rete così diffusa, sicuramente non avremmo i computer performanti così sulla nostra scrivania. Posso dire che non avremo l'intelligenza artificiale? Cioè non avremo tutte quelle applicazioni a cui siamo abituati che utilizzano un tipo di hardware specializzato per una categoria di computazione che è nato per la grafica e si è sviluppato commercialmente per una sola applicazione. Ma Marco, scusami, noi quando abbiamo introdotto ormai 2 anni fa l'elemento che poi ha scatenato questa trasmissione, che sarebbe il cellulare, Io avevo fatto la cosiddetta anatomia del cellulare, e nell'anatomia del cellulare, parlando del SOC, del System on Chip, ci eravamo imbattuti in questo termine GPU, diciamo graphics, e così via, che poi è l'elemento di cui tu stai parlando. Sì, esatto. Le GPU
che sarebbero questi pezzi di hardware di cui accennava prima Marco Tarini, sono alla base di tutti quelli che sono gli strumenti che usano grafica avanzata più o meno. Ma poi si è scoperto, ecco il legame con l'intelligenza artificiale, che questo tipo di tecnologie, di chip, potevano essere benissimo utilizzate per simulare per esempio reti neuronali. Quindi anche l'intelligenza artificiale ne ha beneficiato. Ma torniamo al punto, Marco. A questo punto il videogioco, ma cos'è un videogioco digitale? Quindi vuoi che faccia una specie di anatomia di un videogioco? Sì, no, mi raccomando, no, tu mi devi spiegare alla signora Maria e al signor Mario, ma un videogioco cos'è, oltre all'aspetto che io lo scarico, ci gioco, dietro che c'è al allora, videogioco? È un software, per cominciare, è un'applicazione che gira su una macchina, su un come dicevi tu, o una console, o un computer, o un cellulare, ed è un'applicazione complessa che deve occuparsi di molti aspetti, deve occuparsi degli aspetti di grafica, cioè visivi, deve mostrare a schermo un mondo virtuale, questo mondo virtuale deve generare i suoni che genererebbe quel mondo virtuale, deve evolvere con una fisica riconoscibile, quella cosa che tu detti agli albori è ancora oggi così, ancora oggi il videogioco deve simulare al proprio interno, deve calcolare al proprio interno l'evoluzione dinamica degli oggetti fisici che compongono la scena virtuale. Il videogioco in pratica è una ricreazione di un ambiente virtuale grosso modo simile al nostro, ma se fosse completamente identico al nostro sarebbe noiosissimo, simile al nostro ma con delle eccezioni, che ci consenta di vivere un'avventura in un contesto simulato, inventato, finto, ecco, ma che si presenta a noi come realistico. Ecco, ma rendere realistiche o simil realistiche le cose che un gioco rappresenta. Prendiamo per esempio, come voi sapete meglio di noi, ma i radioascoltatori vorrebbero saperlo, ci sono diverse tipologie di giochi, ci sono i giochi d'avventura, quelli di azione, sì, quelli musicali, quelli di ruolo, quelli online, quelli di simulazione, ma ciascuno di questi giochi ha degli elementi costitutivi che poi lì, nell'ensemble, nell'insieme, fanno il gioco. Quali sono gli elementi costitutivi e come si realizzano questi elementi costitutivi, sia dal punto di vista modellistico, dal punto di vista software, dal punto di vista hardware? Intanto bisogna dire che non è un'impresa semplice, infatti i videogiochi coinvolgono molte persone nel loro sviluppo e possono avere budget molto grandi, di quei budget che siamo abituati a associare ai film, per esempio, quando se io chiedessi un film come è realizzato, chiaramente richiede le competenze di un grande insieme di persone, alcuni saranno tecnici, alcuni saranno tecnici del suono, alcuni saranno tecnici della camera, alcuni saranno attori, alcuni saranno scrittori, registi, è un po' così anche nei videogiochi, ci sono tutti questi ruoli, molti dei quali sono artisti digitali, che compongono una buona parte del team di sviluppo. Stiamo parlando di cose che hanno budget di centinaia di milioni, possono avere budget, cioè alcuni giochi d'alto budget, giochi cosiddetti AAA, giochi AAA, hanno budget di centinaia di milioni. Quindi rimangono grosse imprese durante l'intero arco della vita del videogioco, anche quando il videogioco viene eseguito, alla fine è stato creato, è stato montato su un computer e è stato installato su un computer e viene eseguito su quel computer, quasi sicuramente quel videogioco sarà l'applicazione più demanding, come si dice, l'applicazione più che richiede più performance a parte il computer, che il computer eseguirà mai in vita sua. Tutti i nostri computer, se potessero parlare, gli chiedessimo: caro computer che ti uso tutti i giorni, qual è la cosa più pesante che tu abbia dovuto fare? Qual è il lavoro più gravoso che ti è stato chiesto di compiere? Probabilmente non ci risponderebbero. Quel word processing, quella volta che hai scritto la tesi, quella volta che mi ha fatto stampare la lista della spesa, quella volta che ho calcolato il tuo modulo delle tasse, quella volta... No, direbbe la cosa più pesante che ho fatto, la volta che veramente mi è presa la febbre, che ho dovuto scaldarmi, è stato quando hai giocato quella serata a, non lo so, a The Last of Us. Marco, scusami, ovviamente Marco Callieri può entrare in gioco quando e come vuole, nel senso, quindi qui facciamo domande, ma diciamo si tende a dare diverse mani di vernice che rappresentano non solo l'opinione di chi parla, ma anche sì, compendia. Quindi Marco Callieri entri quando ti pare, entra quando ti pare. Prego. Volevo dire questo, eventualmente ci risponde Marco Callieri. Allora, ovviamente quindi un videogioco, abbiamo detto, from scratch and compiling libraries and
program home. Questo è Marco Caglieri che spiega la digitalizzazione 3D. No, mi stavo preoccupando, dico, avevo parlare in linguaggio semplice, Marco parla in inglese. Parla in inglese. Dicevo, una domanda che nasce, prendiamo un gioco qualsiasi, va bene? Allora, il gioco qualsiasi, supponiamo, prendiamo un gioco che va per la maggiore, presso il gioco della FIFA, quello del calcio, sì, diciamo in generale. Sì. Ah, ecco, allora lì per esempio io vedevo l'altro giorno mio nipote che spipolava, giocava, lui è un interista sfegatato, giocava con, rappresentava il suo idolo, diciamo giocatore preferito, e lo pilotava, d'accordo? Ovviamente quindi avevamo il campo di calcio, le due squadre, i singoli. Per esempio, il fatto di dire io ho un elemento del gioco, in questo caso il gioco di calcio, la FIFA, come faccio io a realizzare un personaggio che guarda caso anche quando lo vedo somiglia spaventosamente al giocatore che sta che è giocato? E tutte queste cose come si fanno? Chi c'è dietro? Prego. In questi casi si parte proprio dalla persona fisica, cioè per anni la grafica dei videogiochi è stata, diciamo, fatta a mano, cioè c'erano degli artisti digitali che realizzavano una volta in due dimensioni, poi in tre dimensioni, i personaggi, i movimenti, tutto quello che vedevamo come oggetti tridimensionali, ambienti nel videogioco. Da un po' di anni la stessa tecnologia che per esempio usiamo noi per la parte dei beni culturali o si usa in industria per il reverse engineering o si usa in medicina per fare indagini mediche, questo tipo di tecnologie che digitalizzano il reale vengono utilizzate anche per creare gli asset, quindi i pezzi di grafica che servono per i videogiochi. Quindi i personaggi che si vedono nei giochi di sport sono digitalizzati dal AI, quindi i giocatori di calcio vengono portati nelle aziende che producono i videogiochi e vengono digitalizzati. Vengono fatte delle foto, vengono fatte delle riprese tridimensionali e vengono fatte anche delle catture del movimento. Certo, chiaro, viene data una specie una tuta, la postura una nel calciare, nel stoppare la palla. Di riferimento, e vengono ripresi da un sacco di telecamere, sì. E quindi si cattura proprio il modo in cui il giocatore si muove. Quindi Marco, scusami, di fatto si realizza quello che diciamo in gergo tecnico si chiama un digital twin, cioè un gemello digitale della persona. Sì, in particolare FIFA fa questa cosa in tre salti diverse. La parte delle misure antropometriche, cioè quanto è alto, quanto è grosso, com'è di fisico e come si muove e l'aspetto normalmente della faccia. Poi in realtà i corpi vengono riutilizzati da uno all'altro dei giocatori. Non è che dipende dal giocatore in realtà, diciamo, perché i giocatori sì, che vengono tenuti un pochino più di sfondo ci hanno messo più cura, quegli altri un pochettino meno. E qui va anche tantissimo budget della realizzazione, perché a livello FIFA, a livello del calcio internazionale, prendere questi giocatori, portarli in un'azienda, farli digitalizzare uno per uno è un costo notevole. Costicchia. Anche perché non è che vengono per niente. Infatti, assolutamente, certo. Quindi scusami, tornando a noi, quindi vengono riprodotte fino al livello del tatuaggio, e invece le persone che vengono tenute, che hanno lo che il giocatore è meno addosso, invece sono digitalizzati in modo molto più approssimativo, semplicemente, come diceva Marco, riproducendo nel mondo digitale alcune informazioni. Una domanda che voi avete fatto riferimento sia prima che adesso al fatto della ricerca in campo grafico, computer grafica 3D, grazie a questi studi per i videogiochi poi tutto questo è entrato a far parte è diventato monitor a colore e altro, e avete fatto riferimento anche al settore della medicina. E grazie allo studio, alla voglia di ricerca nel campo dei videogiochi che poi si sono riversate queste applicazioni anche in altri campi di ricerca come quelle della medicina, o è il contrario? È un po', allora, la roba parte dove ci sono i soldi. Ecco, mi sembrava strano. Nei giochi c'erano tanti soldi, per cui molti parti di hardware, parti di computer e tecnologie
sono nati e sono stati sviluppati molto in quel campo, e da lì anche altri campi hanno iniziato a utilizzare. La medicina, diciamo che ha avuto sempre una grossa spinta di soldi e di necessità, fondamentalmente. Quindi tutta la parte di digitalizzazione medicale, quindi le TAC, le cose, nascono in medicina e poi vengono utilizzate per altre tecnologie. Quelle che si usano nei giochi di solito sono tecnologie di cattura del movimento o della geometria, quindi quelle lì invece nascono tipo per catturare i calciatori e come si muovono, si utilizzano le stesse tecnologie che sono nate invece nel cinema e negli effetti speciali, quindi nascono lì, e quelle tecnologie per catturare gli attori e ricostruirli in digitale per fare animazioni e effetti speciali sono state poi utilizzate dai videogiochi per avere dei movimenti più realistici, e anche in medicina per studiare come una persona si muove e patologie legate a quello. Marco, scusami. Marco di medicina lettera. Marco C e Marco T, scusatemi. Sì. Allora, dicevo, io cerco di fare il tessitore, no? Allora noi abbiamo detto, prendiamo un calciatore, diceva Marco Callieri, di a un certo punto l'abbiamo portato in studio, l'abbiamo digitalizzato, creato il suo gemello digitale, il suo digital twin, e sulle questioni più importanti, il viso, eccetera. Poi tutte altre questioni possono essere, come dire, standard e applicabili a tutti i calciatori che ci stanno. Quindi abbiamo realizzato una, chiamiamola così, apriamo l'armadio, ci mettiamo il giocatore X, Y, Z, abbiamo una libreria di giocatori, va bene? Esatto. Questo vale anche, cerco di semplificare ovviamente, questo vale anche per gli ambienti circostanti, i campi di gioco, gli stadi, il pubblico, immagino, sì? Quelli normalmente vengono modellati a mano, perché è la cosa più facile, certo. Comunque di un campo non devo andare a applicare che la terza colonna sulla sinistra del secondo anello è lievemente storta, lì basta partire da dei disegni, dal progetto, e quello lo faccio con abbastanza dettaglio. Comunque in altri contesti anche gli oggetti inanimati sono scansionati, sono la fotografia della realtà è una delle tecniche con cui si costruiscono gli elementi che costruiscono l'ambiente virtuale del videogioco. È una tecnica molto percorsa, non è l'unica. Il suo grande fratello è invece la digitalizzazione, la modellazione da parte di un modellatore. Cioè ecco Marco T che parlava. Avete usato il termine di modellazione, è un termine importantissimo. Sì, assolutamente. Noi, per esempio, sempre per i radioascoltatori, diciamo che, in parole molto povere, modellare un qualcosa, che sia un vaso egizio ritrovato negli scavi tal dettale, ossia il Pantheon, ossia un giocatore dell'Inter o della Juventus, dove pare, del Pisa, significa applicare delle tecniche, alle volte molto sofisticate, di matematica, di geometria computazionale viene chiamata, che permette di realizzare queste cose. Allora, volete spendere due parole sulle ricerche che voi fate su questi settori, della parte appunto di geometria computazionale, di visualizzazione, o quello che fanno i vostri colleghi nei vostri luoghi di lavoro? E quali competenze si devono avere? Sì, fammi specificare che tutto questo è sotto il cappello della parte grafica del videogioco. Come abbiamo detto, è una delle sfide tecnologiche che il videogioco è chiamato a superare, cioè ricreare l'aspetto fisico degli oggetti tridimensionali che sono nel videogioco. Questo è l'aspetto fisico degli oggetti tridimensionali, è una cosa, poi bisogna anche ricreare il movimento, poi bisogna ricreare anche aspetti auditivi, poi bisogna anche ricreare gli aspetti di comportamento dei personaggi vivi nel videogioco, cioè dei personaggi cosiddetti personaggi non giocanti, che devono comportarsi in un modo... Guardiamo la prima parte, la modellazione, diciamo, a bocce ferme, poi i movimenti li vediamo dopo. Esatto, è detto perfettamente, sì, esattamente. Questo, come dicevamo, appunto, come dicevi giustamente tu, c'è un'intera disciplina che si occupa, c'è la geometria computazionale, ma anche il geometry processing, che è una disciplina sua, un suo, diciamo, fratello più giovane, più recente, che si occupa proprio della gestione digitale di forme. Noi siamo abituatissimi che in un computer possiamo digitalizzare un'immagine, perché su qualunque profilo Facebook
ci sono un sacco di immagini che sono state catturate dall'utente quel profilo. Nello stesso modo un computer, oltre che un'immagine bidimensionale, è in grado invece di tenere in memoria un modello digitale che rappresenta invece un oggetto tridimensionale. Marco, scusami, immagino, proprio, tu hai usato un termine, tenere in memoria, ovviamente sì. Che non si parla del mega giga supercalcolatore, ma si parla di piattaforme o specializzate o il classico smartphone, che di memoria, per quanto abbiano fatto le memorie balzi da gigante, non ce n'è poi tanta. Quindi le tecniche che voi studiate sono anche atte a rappresentare con il massimo livello di realismo possibile nel minor spazio possibile, giusto? Esattamente, nel minor spazio possibile e nel miglior tempo possibile che sarà necessario per portarla a schermo, perché a differenza dell'immagine, un modello tridimensionale non è pronto per essere riversato sullo schermo, appunto perché ha una dimensione in più, e quindi abbiamo bisogno di un processo detto rendering, con cui l'oggetto tridimensionale tenuto in memoria, che è appunto ha davvero una natura tridimensionale, può essere visualizzato da qualunque punto di vista, ad esempio può essere illuminato da qualunque luce virtuale. Ebbene, bisogna per poterlo vedere sullo schermo, c'è bisogno di fargli una foto, cioè costruire un'immagine che lo rappresenta. Questo è un altro procedimento su cui si concentrano molti sforzi tecnici, algoritmici, di informatica in generale, per riuscire a mostrare a schermo che è bidimensionale, un oggetto che è tridimensionale. Se fosse nella realtà fisica, vorrebbe dire fare una foto a questo benedetto oggetto, certo. Vederlo. Se io ci chiedevo a Marco Callieri, loro per quello che la mia memoria, diciamo, delle attività fatte negli istituti del CNR, un istituto a me molto caro è l'Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione, dove sono nato fondamentalmente io. Loro hanno un gruppo molto importante, composto da persone brillanti, che hanno, fra le tante cose che hanno fatto e fanno, hanno lavorato per esempio alla, uso un termine forse improprio, alla digitalizzazione del David, vero Marco? Sì, abbiamo in quel caso abbiamo collaborato, perché chi faceva la digitalizzazione era un gruppo di Stanford, quello che c'era in prima persona. E Marco Tapini ha anche partecipato, è proprio anche lì quando sì. È stata fatta quella digitalizzazione anni fa. Ho passato più di una notte chiuso nel museo a digitalizzare i Davide, la testata di Michelangelo. Quindi questo si fa vedere immediatamente, proietta, che quello che sono gli studi, diciamo, che sono effettuati, possono essere utilizzati a tutto campo, ad ampio raggio, sia, ma alla base di tutto oggi noi parliamo di queste cose. È un'altra di quelle tecnologie che nasce con uno scopo e poi è stata utilizzata con tanti scopi diversi. Perfetto, perfetto. Noi abbiamo lavorato sul David, per esempio, abbiamo digitalizzato alcuni pezzi per fare il monitoraggio delle crepe che ci sono sulla base. Quindi siamo tornati un paio di anni una volta, poi siamo tornati un paio di anni dopo, abbiamo rifatto una digitalizzazione di una certa zona e abbiamo confrontato i dati vecchi e i dati nuovi per fare un monitoraggio di questo della situazione della statua. Certo. Devo dire che Marco C. nella sua carriera ha scansionato di tutto, ha scansionato siti archeologici, ha scansionato Pompei, ha scansionato quadri di Jackson Pollock, ha scansionato le navi di Pisa che vediamo, che si vedono nel museo. Scusami, quando dici ha scansionato, fisicamente cosa ha fatto Marco C? Fisicamente che significa scansionare per le persone? L'ha presa la barca e l'ha messa sulla fotocopiatrice. Devi utilizzare degli strumenti hardware, quindi degli scanner, oppure partendo da fotografie, quindi macchine fotografiche, illuminazione controllata, si ricostruisce la geometria dell'oggetto che si va a studiare. Quindi questo i personaggi del videogioco. Perfetto. Sembra che siamo usciti dall'argomento. Sono scansionate in 3D, sono generate partendo dalla faccia, dall'oggetto reale e tramite dei sistemi di misurazione portate all'interno del computer. Perfetto. Quindi sembra che siamo usciti, ma siamo costituiti in argomento. Per l'industria, per la medicina, per la
per tante per l'entertainment. Certo, certo, certo. Dicevo questo, quindi a questo punto noi abbiamo guardato, abbiamo analizzato come si fa a bocce ferme a creare un elemento digitale partendo da un elemento reale, ma noi ovviamente possiamo anche fare una opera ancora diversa, cioè inventarci qualche oggetto che non esiste in natura, fra virgolette, passatemi il termine. Quindi la grafica fa anche questo. Le astronavi non le hanno scansionate, le astronavi le hanno disegnate da dei bravi artisti digitali che sono in grado di scolpire dalla propria fantasia, in realtà non proprio dalla propria fantasia, ma piuttosto da un concept che un altro artista avrà disegnato, cioè se nel mio gioco ci sarà un'astronave o un alieno o una spada laser o la cosa sarà probabilmente nata da un artista bidimensionale, diciamo vecchia scuola, che certo, con nuovi strumenti, comunque con strumenti informatici, comunque con un tablet, comunque con degli appositi programmi al computer tipicamente, ma semplicemente perché questo è il modo migliore per dar sfogo alla propria creatività in questo secolo. Marchi, allora a questo punto noi abbiamo visto che abbiamo realizzato la copia digitale di diverse cose, le abbiamo in armadio, le abbiamo nel nostro, come dire, nella nostra faretra di frecce. A questo punto dobbiamo organizzare queste cose utilizzando lo storytelling, utilizzando la nostra fantasia per creare un gioco d'avventura, un gioco. Torniamo al discorso del calcio. Abbiamo realizzato il calciatore tal dei tali, il Dybala, ecco, della situazione. Lì storytelling non ce n'è proprio tantissimo. No. Lì storytelling nel calcio non c'è tantissimo, però storytelling c'è in altri campi. Benissimo, ho usato un termine improprio. Diciamo, abbiamo realizzato il nostro Dybala della situazione. Non me ne vogliono gli altri, diciamo, calciatori. Sì, allora, abbiamo organizzato i nostri asset, prese più generici, abbiamo organizzato i nostri asset che sono appunto le... Si chiamano asset queste sì, cose? Beh, allora, sono un tipo di asset. Sì. Un asset è anche la colonna sonora che sarà eseguita all'inizio del gioco. L'asset è anche la digitalizzazione non dell'aspetto ma del suono che fa la palla quando viene colpita da... Quindi scusami Marco, asset lo possiamo tradurre in elemento costitutivo di base di un gioco. Esatto, la sua caratteristica è che l'ha fatto non un informatico, sì, non necessariamente un informatico, ma piuttosto un attore, un artista, oppure è stato appunto scansionato con tecniche molto sofisticate informatiche, ma a partire da un oggetto reale. Cioè asset è la parte, diciamo, il contenuto artistico, se vogliamo, del videogioco. E ci sono ditte che fanno solo questo, ci sono ditte che si fermano lì, sono ditte che sono molto floride e costruiscono asset. Gli asset, come di quelli che abbiamo descritto adesso, cioè fotografati nella realtà, sono, per prenderla dal linguaggio teatrale, sono detti spesso props. Sì. Nel teatro il prop è una, non so, è la spada, il costume, l'albero nella scena, sono letteralmente le proprietà del teatro. Ebbene, nel videogioco i prop sono i sassi sulla strada, l'equipaggiamento che il tuo cavaliere si mette addosso per andare a combattere il drago, i prop sono gli oggetti inanimati, ci sono anche altri tipi di asset, ci sono i personaggi animati ad esempio, che non sono props. Insomma, in ogni caso, sì, gli asset è questo termine ombrello che copre tutti i contenuti digitali che costituiscono il mondo virtuale su cui si svolge il videogioco. Certo. Adesso quindi a questo punto, diciamo, abbiamo visto gli elementi di base costitutivi. Proprio torniamo sempre all'esempio, così resta fisso per chi ci ascolta, del giocatore che stiamo noi vogliamo mettere in campo. Abbiamo visto che l'abbiamo realizzato, l'abbiamo digitalizzato, abbiamo il suo viso, abbiamo tutto quello che serve per identificarlo. A questo punto questo giocatore si deve muovere in campo, e si deve muovere in campo con una logica che dipende da chi sta giocando, che lo sta pilotando in questo momento. Cosa succede dietro? Sono due cose separate. Sì. Il nostro giocatore si muove seguendo le indicazioni che do io con il controller, che può essere il pad, che può essere una tastiera, un mouse, che possono essere i tocchi delle dita su un cellulare. O addirittura la posizione del corpo. O addirittura, scusami Marco, la posizione del corpo. Posizione del corpo, sì. Perché sono con qualche controllo particolare che c'è. Quindi, quello lì, un personaggio è controllato dal giocatore. Gli altri personaggi sono controllati dal computer. O sono controllati da altri giocatori. E anche questo è altrettanto importante. Se anche i giochi di calcio si può giocare online, quindi si possono avere giocatori
controllati giocatori sul campo, cioè calciatori controllati da giocatori che si trovano magari nella stessa stanza oppure in posti differenti e essere collegati online. Quindi i personaggi del gioco, gli elementi del gioco vengono mossi o da un input del giocatore, e qui allora il videogioco deve gestire l'input, quindi i movimenti, i comandi del giocatore, oppure deve controllare lui come si muovono gli elementi di gioco. Se uno pensa a Pac-Man, Pac-Man viene mosso utilizzando dai comandi del giocatore, mentre i fantasmini si muovono secondo la logica che è decisa dal videogioco. La gestione della logica degli altri elementi normalmente viene chiamata intelligenza artificiale, anche se è molto grezzo come termine. Quindi il gioco decide in base alla situazione dell'ambiente come muovere le sue pedine, fondamentalmente. Sì, chiarissimo. I giocatori di calcio dell'altra squadra vengono mossi dal computer, certo, in maniera che risponda ai tuoi movimenti. Sì, scusami Marco C, scusami. La questione è questa. Tu hai detto che il movimento del Dybala di turno simulato viene da una parte regolato dall'input che un giocatore, per esempio attraverso una console normale, sì, un joystick, la console, quello che ti pare, riesce a dare. Ma la domanda che certe volte mi sono posto io, ignorantissimo nella materia, che a un certo punto questo giocatore sta giocando una partita, non so, Inter-Juve, va bene? Allora, nel gioco, nel rappresentare i movimenti del giocatore tal dei tali, la vera storia della partita, cioè tutto quello che è stato la partita realmente, entra in gioco, cioè nel senso che alcuni dati sono stati presi dalla partita reale, digitalizzati, o non c'entra assolutamente nulla? Cioè, non c'entra assolutamente niente. Perfetto. Cioè la partita la fa il giocatore, il videogiocatore. Da un lato, no, insomma, cioè, io direi che dal tuo punto di vista può entrare la cosa più simile, cioè se uno volesse fare una cosa un pochettino più, può fare in modo che le decisioni che il computer prende quando muove quegli altri giocatori siano simili a quello che succederebbe nella realtà. Cioè se io so che quel giocatore di solito sta sulla fascia e non tira mai quando è più lontano di 20 metri dalla porta, allora posso fare in modo che anche nel gioco si comporti più o meno nello stesso modo. Perfetto, ma sì, specie in un gioco di calcio sarebbe difficile replicare esattamente la cosa. Ci sono un po' ci provano però, cioè del FIFA Marco T, scusami, non sovrapponiamoci, perché altrimenti finiamo un concetto e poi l'altro ribadisce. Ci sono delle simulazioni di battaglie che fanno succedere cose nell'ordine e nei tempi in cui sono successe nella battaglia reale. Quindi praticamente videogiochi di combattimenti, videogiochi di soldatini, si potrebbe dire, dove alcuni eventi, alcune battaglie vengono replicate, nel senso che se è vero che alla terza ora del combattimento è arrivato un rinforzo di cavalleria dal lato nord, fanno arrivare un rinforzo di cavalleria dal lato nord. Che poi questa cosa faccia sì che tutta la battaglia si svolga esattamente come si è svolta nella realtà è un altro discorso. Però ecco, questo è il limite di questi sistemi. Tarini? Cosa tu dire? No, in riferimento a questo che la FIFA tende a voler riprodurre. È una cosa che riguarda solo i giochi sportivi, però i giochi sportivi, siccome si rivolgono a un pubblico che ne sa tantissimo di quell'argomento, cercano di rispettare tutte le conoscenze pregresse del pubblico, compreso quelle sulle performance anche persino dei singoli giocatori, per cui ad esempio, per cui quando nel videogioco avviene un certo tiro può avere vari esiti, il passaggio può essere più o meno preciso, il tiro in porta può essere più o meno nell'angolo imprendibile, cose di questo tipo, ed è bene, i videogiochi, non soltanto quelli di calcio ma quelli sportivi in generale, e spesso assumono statistiche dalla realtà per ripristinarle nel mondo virtuale che forniscono ai loro giocatori. Però io posso fare la partita, cioè sono io che do l'angolatura al mio giocatore quando tira in porta. Ma quello riguarda soltanto il singolo giocatore,
che stai controllando in quel momento. Gli altri mi fate fare delle domande e uscire da questa partita di calcio. Però il calcio è solo un esempio di videogiochi. Sì, no, nel senso ci sono, allora, ci sono videogiochi intelligenti, videogiochi di intrattenimento, videogiochi divertenti, videogiochi inutili o no, perché io ho una serie di migliaia di visualizzazioni dove sostanzialmente ti fanno fare le stesse cose senza che ci sia un interesse particolare. Questi vengono creati sicuramente perché c'è una richiesta, c'è una domanda, e quindi voi, fra virgolette, creatori di questo, state mettendo nel mercato varie soluzioni, giusto? Sì, diciamo che sono vari settori del mercato che richiedono cose Allora, per chi come voi deve fare questo mestiere, mi interessa sapere cosa deve fare uno. È diventato un'opportunità di lavoro per il futuro, per le giovani generazioni, quello che state facendo voi? Mi dai là Massimo Marini per la domanda, ma voi fate ricerca, cioè lavorate sulla grafica, io ho visto Caglieri e Terrini lavorare sulle opere d'arte e quant'altro, ma voi lavorate anche per le grandi aziende che producono videogiochi? Cioè, se vi chiedono di creare uno dei giochi violenti che a volte si vedono spesso e volentieri, voi fate, siete voi che create quella violenza. Lo fanno di mestiere. Sentiamo. Ad esempio, le tecnologie che può utilizzare la grafica. Noi, per esempio, collaboriamo sia io che Marco a vario titolo, non so, con la Nvidia, che è una ditta americana che produce quell'hardware di cui parlava prima Mimmo. GPU, le famose GPU, Graphics Processor Unit, sì. Che sono in continua evoluzione e sono state impiegate in tutti i tipi di applicazioni, ma gli è rimasta anche quella originale, cioè di fare grafica. Scusami, perché questo avviene? Perché per esempio nel momento in cui, come diceva Marco Tarini prima, tu devi rappresentare con il massimo realismo possibile, utilizzando il minor numero di risorse per non impattare sul dispositivo, sulla console, e in tempo il tempo di rendering, cioè di trasformazione dell'oggetto inanimato in movimento, eccetera, farlo vedere, eccetera, hai bisogno di tecniche sofisticate di computer graphics. È una sfida, tecnologicamente è una sfida pazzesca, è davvero quasi inverosimile quanto siamo efficienti nel rispondere a questa sfida. Come nasce Jurassic Park? Ecco, questa è un'ottima domanda, perché come avevamo detto, sapevo, infatti abbiamo l'ambito, se mi fate parlare e poi le faccio domande intelligenti. Ma infatti in questo discorso abbiamo un pochino parlato di industria cinematografica ed è un fratello di quella videoludica. Cioè, da una parte le tecnologie per fare gli effetti speciali nei film oppure in telefilm e quelle che vengono utilizzate per i videogiochi sono tecnologie che sono intercambiabili, nel senso che magari in un decennio la stessa tecnologia che era stata utilizzata per i film viene riutilizzata per i videogiochi o viceversa, tecnologie che sono nate per i videogiochi vengono utilizzate per i film. Quindi sono qualche volta si parla semplicemente di industria dell'intrattenimento per includere insieme realtà virtuale, cinematografia e videogiochi, perché molte delle cose che abbiamo detto si applicano tutte e tre. Ad esempio gli asset ci sono in tutte e tre e qualche volta sono gli stessi asset. Avete un'etica voi? Nel senso, allora, come no, la domanda è questa: come la campionessa del mondo di scacchi si è rifiutata di andare a giocare, non mi ricordo se in Arabia Saudita, Dubai, perché là non c'è rispetto per le donne, io non vado là, non mi metto il velo, eccetera. Quando vi propongono di sviluppare un determinato videogioco, una determinata grafica che ha dentro di sé, insomma, eticamente non delle cose corrette, che fate? Il discorso dell'etica in videogiochi è davvero molto complicato. Noi come fornitori di strumenti qualche volta ci possiamo porre delle domande in questo senso, ma la responsabilità etica è in chi usa lo strumento. Chiusa lo strumento, noi in questo caso abbiamo alcuni strumenti software che sono disponibili, diciamo, open source, quindi sono disponibili a chiunque per essere utilizzati e modificati, e quello che poi l'utilizzatore finale fa con quegli strumenti non è sotto il nostro controllo. E non è neanche possibile da parte nostra di però se lo vuoi utilizzare per fare una cosa discutibile non puoi utilizzarlo, non fa parte non abbiamo anche modo di impedirlo, possiamo magari scriverlo nella pagina che parla di questi strumenti, che non ci piace che questa cosa venga utilizzata
per certi scopi, ma non è un, onestamente, nel campo in cui lavoriamo ci sono state un po' di diatribe delle volte. Eravamo stati contattati per fare un possibile lavoro di digitalizzazione in Egitto e ci eravamo chiesti, era proprio il momento di vedere Geni, ci eravamo chiesti se, era, se ce la sentivamo tipo di andare a lavorare lì o se dovevamo dire, guardate, in vista della situazione, fin quando non abbiamo una collaborazione, non ci sentiamo di venire a fare un lavoro per voi. Certo, quindi diciamo chi parla, sono cose che si cui uno può pensare, ma volta in volta. Sì. Ma questo rientra nel generale, nell'etica che i ricercatori devono avere nell'approccio alle loro attività scientifiche in questo settore. Però mi sembra Nemo di capire che è una grande opportunità di lavoro. Grandissima, infatti noi, a noi mancano 3 minuti alla fine della trasmissione ed è non è un caso che io avessi previsto per questa importante tematica, dove ci saranno, abbiamo tantissime altre cose da raccontarci e da raccontare, e di avere un'altra trasmissione che faremo se loro mi danno il loro supporto martedì prossimo. Possiamo avere avervi ancora ospiti il martedì prossimo alla puntata numero 2? Volentierissimo. Ecco, perché noi abbiamo ancora da parlare di alcuni aspetti tecnici, però dobbiamo parlare anche di chi sono i player di questo settore, cioè chi c'è dietro. Perché la Nintendo versus la Microsoft che producono X o Y, noi parleremo di queste cose. Professor La Forenza, cioè quello che ci avevi chiesto, cioè di come si va dall'asset al gioco, perché l'asset No, ma io avevo una serie di cose che il concetto di cosa stiamo parlando sarà chiaro, ed lo è già molto con questa trasmissione, noi possiamo scendere poi sull'aspetto più economico, sull'aspetto chi sono i player, quali sono le applicazioni, quali sono il marketplace e i percorsi da fare per poter entrare e in questo poi mondo. Soprattutto, e dobbiamo farlo la prossima trasmissione perché non ce la facciamo, anche perché Marco Tarini ha lezione giusto appunto fra qualche minuto. Invece Cagliari si cimenterà nel Japanese Cotton Cheesecake. Cos'è questo? Cos'è questo? Ah, non lo so, non so se è una produzione in 3D o è una produzione reale da forno. È una produzione da forno che è stata mangiata con allegria dai colleghi. No, ma cos'è? Spiegatecelo, perché non si capisce. Che roba è? Del Cagliari. È un torta, intanto. Lui si diretta a fare le torte. Ecco, non riuscivo a capire. Pensavo che fosse una produzione in 3D, in tre dimensioni, fatta con invece no, quanto mi manca il Cagliari come collega. Pagherei qualunque cosa. Bene, allora posso chiamarvi ragazzi, dai, tanto ci vediamo, ci risentiamo la settimana prossima alla stessa ora e ripeto, parleremo di player, parleremo di mercato. Compendieremo le nozioni tecniche che non abbiamo ancora visto, parleremo di cos'è un game engine, chi ci sta dietro e di tutte queste cose qua. Quindi insomma, noi vi ringraziamo e noi andiamo verso la chiusura della trasmissione, vero signora Maria e vero signor Mario? Assolutamente sì. Ma voi con la Pixar lavorate mica? La Pixar è in quell'altro grande fratello che dicevamo, cioè il fratello cinematografico, ha fatto scuola. Comunque la incontriamo spesso la Pixar, perché noi andiamo spesso alle conferenze del settore e lì si dà un appuntamento tutti, compreso la Pixar, certo. Sì, perché ho visto di persona la realizzazione di un pezzo, di un film, dove vengono usate molto ovviamente le simulazioni, computer e quant'altro, che non andresti mai a vedere una volta che lo vedi dal vivo, perché è una roba che non si può guardare, però poi in assemblaggio, in montaggio, diventa una roba meravigliosa. Infatti, penso che valga anche per Marco Cino, quando vediamo i film della Pixar, li vediamo due volte, prima con gli occhi puntati all'aspetto tecnico e poi invece... E poi la trama. Marchi, che guardiamo tutte le cose tecniche, guarda, gli è venuto male quel riflesso, guarda, esatto. È una cosa, ci odiano quando... Una delle questioni che noi tratteremo la prossima volta, che tocca molte persone che ci ascoltano,
è l'aspetto legato all'uso dei videogiochi, all'abuso dei videogiochi. Soprattutto all'abuso. E al fatto che molto spesso i videogiochi vengono come dire, identificati come qualcosa di negativo, un'accezione negativa, mentre in realtà allora, cercheremo di capire le bontà e quelle che sono. È vero. Va bene, non vedo l'ora. Allora. Un'ultima domanda: voi siete cresciuti con i manga giapponesi, hentai e compagnia bella? Quelli televisivi? Dieta, sì. Come? Hanno fatto parte della nostra dieta tra i tanti. All'epoca si diceva: ma questi sono cartoni animati che non fanno bene, sti ragazzi stanno. E poi invece hai visto che risultato abbiamo avuto, grazie. Pessimi. Sì, sì. Bene, vi ringraziamo molto per la vostra cortese partecipazione e ci rivediamo la settimana prossima. Ma a Milano ce l'avete le zanzare ora? No. No, perché noi siamo in studio che si sta combattendo con una zanzara oggi. L'unica zanzara interessata ai videogiochi l'hai ammazzata ora. Guarda, cioè, è una roba incredibile, una roba incredibile. Andiamo con la sigla, grazie a dottor Carini e al dottor Callieri. Adios. Saluti. E andiamo alla chiusura. Grazie a professor La Forenza, Alfabeto Digitale torna martedì prossimo. Sì. Alfabeto Digitale, per parlare del mondo digitale e delle sue principali